L'oïdio o il mal bianco è una malattia fungina di particolare importanza fitopatologica, sia perché interessa un numero molto elevato di specie vegetali, sia per gli importanti danni economici causati. È una malattia caratterizzata dal suo stesso sintomo, sintomo tipico da cui ne deriva anche il nome mal bianco, è la colorazione bianco-grigiastra assunta dagli organi colonizzati, la cui superficie mostra un aspetto polverulento. L'oïdio è il tipico esempio di malattia pandemica causata dall'introduzione accidentale del patogeno in un nuovo ambiente, dove ha trovato le condizioni climatiche favorevoli e un ospite, la vite europea, particolarmente suscettibile in quanto evolutasi in sua assenza. Il patogeno è stato introdotto accidentalmente dagli Stati Uniti, probabilmente con l'importazione delle vite americane, dopodiché si sono riscontrate epidemie in Inghilterra, Francia e Italia. Si tratta essenzialmente di patogeni biotrofi, alcune specie sono polifaghe e infettano svariate specie vegetali, altre si sono specializzate su un numero ristretto di ospiti, è il caso di Uncinula necator, l'oïdio della vite. I sintomi si manifestano su organi verdi della vite e sugli acini. Sulla pagina superiore delle foglie compare un'efflorescenza biancastra inizialmente a macchie, che andrà a ricoprire tutta la superficie fogliare. La lamina fogliare si accartoccia verso l'alto, assumendo la tipica conformazione a coppa. I bordi e le nervature necrotizzano ed infine l'intera area della foglia necrotizza e cade. Sui tralci erbacei in accrescimento ci possono essere attacchi consistenti del fungo con successiva formazione di zone suberificate. La lignificazione di questi tralci non sarà ottimale e al momento della potatura o della legatura è possibile una loro rottura. Sui grappoli si hanno danni diretti che dipendono dal momento in cui avviene l'infezione. Le infezioni prefiorali causano il disseccamento del grappolo. Le infezioni successive alla legagione causano la formazione di polvere biancastra sugli acini, l'arresto di sviluppo, la caduta delle bacche, spaccatura epidermica, con possibilità di insediamento di altri patogeni come la botrite. Le infezioni invece che avvengono ad acini formati provocano muffa ricca e compatta, biancastra e persistente. Il micelio, formatosi dalla germinazione di una ascospora, si sviluppa sulla superficie degli organi verdi, differenzia caratteristici organi di adesione, gli appressori, formanti stiletti di penetrazione. Dopo la penetrazione della cuticola e della parete cellulare, il fungo differenzia gli organi di nutrizione, gli austori, all'interno delle cellule epidermiche. Una volta colonizzata la pianta, il fungo può moltiplicarsi agamicamente e così verranno prodotti dal micelio rami comidiofori che contengono conidi, attraverso i quali il fungo si dissemina nel vigneto. Oppure il fungo può riprodursi attraverso moltiplicazione gamica, producendo cleistoteci che contengono le ascospore. Il patogeno sverna come micelio nelle gemme, che daranno origine l'anno successivo ai cosiddetti germogli bandiera, o mediante cleistoteci. Le temperature ottimali per le infezioni e lo sviluppo della malattia sono di 20-27 gradi centigradi. Risultano limitanti le temperature superiori a 35 gradi, in quanto inibiscono la germinazione dei conidi. Le piogge sfavoriscono gli attacchi di oïdio. La pioggia battente contrasta lo sviluppo di epidemie in quanto rimuove, dilava, i conidi ed il micelio dalla superficie degli organi infetti. Per contro, l'aumento di umidità relativa che si ha dopo la pioggia stimola una maggior produzione di conidi. Per quanto riguarda la lotta agronomica, possiamo evitare l'uso di portainnesti vigorosi, evitare eccessive concimazioni di azoto, evitare potature lunghe e ricche ed eliminare le viti portatrici. Anche dopo la vendemmia non dobbiamo dimenticarci di prenderci cura del nostro vigneto. In post-raccolta, soprattutto quando le temperature medie annuali sono più alte del previsto e la vite continua a vegetare, si potrebbe effettuare un trattamento con zolfo elementare attraverso polverizzazioni oppure con zolfo bagnabile per abbassare l'inoculo che ritroveremo in campo nella primavera successiva. Per la lotta biologica segnaliamo invece l'utilizzo di Ampelomyces quisqualis, fungo antagonista delle forme svernanti di Uncinula necator. Per quanto riguarda i trattamenti, Agrima consiglia una soluzione ad alta sostenibilità. Per polverizzazione a secco è possibile utilizzare lo zolfo agricolo, è ammesso in bio e ha inoltre un efficace effetto correttivo sul suolo. Microtiol, anticriptogamico a base di zolfo, ammesso in bio e formulato in microgranuli idrodisperdibili. Il bicarbonato di sodio è un sale dotato di una discreta attività antioidica, è ammesso in bio ed è rispettoso per l'ambiente. I fosfolipidi presenti nella lecitina esplicano un effetto positivo sulla salute della pianta, in quanto potenziano i meccanismi di difesa dei tessuti vegetali. AQ10VG è un fungicida microbiologico a base del fungo antagonista Ampelomyces quisqualis,
il microrganismo attacca le forme svernanti del patogeno. L'olio essenziale d'arancio è una sostanza naturale e ammessa in bio, provoca una veloce disidratazione di organi vitali o di moltiplicazione, causando così una consistente riduzione dell'inoculo. Aiutaci a crescere! Lasciaci un like, condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici.